Oggi ti svelo i classici tre errori quando si valuta un immobile. Ciao, un saluto da Andrea Rocco. Il primo è farsi l'idea di quanto vale il proprio immobile confrontando i prezzi dagli annunci immobiliari al web e quelli esposti nelle vetrine di agenzie immobiliari. Sento dire spesso: se per quelle case chiedono tanto, allora per la mia quanto dovrei chiedere? Il problema è che quelle case non sono ancora vendute. Se sono ancora lì da 2, 4, 12 mesi, vuol dire che il prezzo è troppo alto. Il secondo è considerare, anziché la superficie commerciale, solo le superfici interne dell'abitazione. Questo è uno degli errori più comuni. Chi interessa acquistare casa e prova a capire se il prezzo è coerente con la richiesta del proprietario, il più delle volte considera solo la superficie calpestabile e dimentica la cantina, il terrazzo, il giardino, i balconi. Questo errore di valutazione può farti perdere un'opportunità. Ma tranquillo, questo capita anche a chi lavora nell'ambito immobiliare. Se vuoi sapere come si calcola la superficie commerciale, iscriviti ora al mio canale YouTube. Il terzo errore più comune è quello di aggiungere al prezzo il totale dei costi di lavori di ristrutturazione, incluso il tipo di mattonella speciale che ti è costato un occhio della testa e la boiserie che il tuo amico architetto ha fatto realizzare alla perfezione per accontentare le tue richieste. È giusto che ci sia una differenza di valore tra una proprietà da ristrutturare da capo e una già vivibile con gli impianti certificati e una classe di risparmio energetica rilevante. Purtroppo non tutto è considerato una valutazione, tranne qualche eccezione ovviamente. Bene, oggi ti ho spiegato i tre errori più comuni quando si effettua una valutazione immobiliare. Il primo: evitare di paragonare la tua proprietà con gli annunci di immobili non ancora venduti. 2. Considera la superficie commerciale, non solo quella calpestabile. 3. Sii oggettivo per quanto riguarda la valutazione delle rifiniture. Spero di averti dato dei consigli utili. Per non perdere i miei video, iscriviti sulla mia pagina Facebook e quella di YouTube. Cercala con Andrea Rocco Immobiliare. Se hai altre domande, scrivimi oppure vieni a un'agenzia. Ciao!